Bentornato sul mio canale. In questo video oggi vediamo questo nuovo format: suonare i brani in più livelli di difficoltà. Ok, quindi per accontentare persone di livello diverso. Quindi prendiamo un brano, brani pop, brani swing, brani eccetera. E suoniamo quel brano a un livello più facile, a un livello più completo, no? Difficile, ma ho preso spunto da un youtuber americano, fa dei brani, diciamo che bisognerebbe avere il decimo anno di conservatorio per fare le sue trascrizioni. Le mie partono a un livello proprio principiante, a un livello appena intermedio, quindi. Oggi vediamo alla Fiera dell'Est di Angelo Branduardi. E quindi il primo livello fa la semplice melodia. Vediamo se sopra ti metto la tab che puoi scaricare sotto il video. Le trovi su Patreon, sono 4 pagine. Vediamo come fa. Fa così. Perdonami, ho un'unghia che non è rotta e ho fatto la ricostruzione, ho sbagliato a farla e non ho attacco. Comunque, ripete. Qua già inseriamo prima triade. Bicordi. Riprende poi. Allora, battuta 15. Ti ricordo che c'è il corso per principiante da zero, memorizzazione note, brani, fa queste cose qui. Lettura musicale da zero, proprio per chi non legge la musica, non conosce le note sulla tastiera e vuole imparare il fingerstyle, d'accordo? Ti metto il link, fingerstyle principiante. Mentre chi non vuole saperne nulla, farò da oggi in poi, no, tutti i video, alcuni video saranno della serie in 3 livelli, in 2 livelli, qua in 2 livelli. Andiamo subito al sodo. Farò di tanto in tanto questo format. Lo vedremo su Fly Me to the Moon. Proprio poi arriva a un livello armonico avanzato. Allora, vedi, a battuta 27 fa queste triadi. E qua abbiamo accordi, triadi è un ottimo modo di praticare le triadi anche, no? Battuta 32. Allora, qui abbiamo finito la parte primo livello. Ora c'è il secondo livello che è già l'arrangiamento completo, che non è difficile.
Se non vuoi il legame di Patreon, ti inserisco anche il link al sito giambirobruno.it, dove c'è solo l'arrangiamento al secondo livello, diciamo completo. La tab questa su Patreon è primo livello e secondo livello e fa il completo con la sonorità, con i rivolti. Scusa il suono, ma le unghie rotte, triadi, senti il suono? Quindi ripeto. Battuta 57 della tab. Sto facendo le stesse cose di prima, ma con i bassi e con le triadi. Oggi ho aggiunto battuta 57. Scusa. Quarta pagina, battuta 65. Ovviamente l'arrangiamento completo continua per altre due pagine, però perché si intensifica, è quello che trovi sul sito sotto il video. Questo ci fermiamo qui. Se hai difficoltà, segui le lezioni per principiante della playlist del sito, del canale Finché stai principiante. Parte dalle corde a vuoto come un Zagreras guidato, diciamo riscritto di nuovo, corde a vuoto, tasti premuti. Corso fingerstyle principiante. Cioè, io ho fatto la playlist su YouTube. Chi vuole seguire, vuole il più materiale, i miei video, le mie lezioni private, altrimenti hai questa serie, questi video saranno gratuiti sul canale YouTube come sempre. Quindi sto cercando di fare è un lavoro per, in effetti, secondo me è un'idea buona, perché cioè, vado incontro a chi suona a livello proprio base, cioè magari fa lo strumming, magari di chitarra sola, fingerstyle. È a zero e c'ha un modo per imparare con brani famosi, d'accordo? Chi è più in avanti, ma non tratto il livello avanzato perché andrei a prendere una nicchia piccolissima di persone, ma un livello intermedio, come vedremo in Fly Me to the Moon, un livello armonico più avanzato, capisci? Diciamo, di utilizzo armonico più avanzato nei brani, quindi però partiamo sempre dalla melodia, bassi, eccetera. Processo che spiego in Armonia 3.0, il manuale 3.0. Scusa se lo ripeto, ma qualcuno di tanto in tanto qualcuno arriva a più gente il messaggio. Ti ringrazio per essere stato con me. Ci sentiamo alla prossima. Ciao, un saluto.